Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. A Genova resta l'allerta e allarme, adesso in Piemonte Nobel, quello per l'economia al francese Jean Tirole. L'IS, 10.000 jihadisti sono vicino a Baghdad. Resta l'allerta massima in Liguria e a Genova. Nuovi violenti nubifragi sono in arrivo dopo l'alluvione dei giorni scorsi che ha colpito il capoluogo ligure. I collegamenti ferroviari con Milano e Torino sono bloccati o rallentati. L'aeroporto di Genova è in tilt e allerta maltempo anche in Piemonte. In arrivo intanto misure per l'emergenza con lo sblocca Italia. Va a Jean Tirole il Nobel per l'economia 2014, un premio assegnato all'economista francese per l'analisi sul funzionamento e la regolazione dei mercati. I suoi studi si concentrano nei campi dell'economia industriale, della micro e macroeconomia, della teoria dei giochi e della teoria bancaria e finanziaria. Circa 10.000 jihadisti dell'IS sarebbero alle porte di Baghdad, pronti a sferrare un attacco alla capitale irachena. Nel frattempo si fa sempre più difficile la situazione per la città curda di Kobane in Siria, assaltata dai miliziani. E proseguono i raid della coalizione. Si eviti un massacro di civili, dice Ban Ki-moon. Oscar Pistorius in tribunale a Pretoria. I suoi avvocati chiedono che gli sia evitato il carcere dopo la condanna per un capo di imputazione equivalente all'omicidio colposo. Il campione paralimpico è stato infatti scagionato dall'accusa di omicidio premeditato per la morte della fidanzata Riva Steenkamp, verdetto che ha sconvolto il Sudafrica. Nord Italia nella morsa del maltempo, piogge intense interessano tutte le regioni fino alla Toscana, al sud continua ancora a fare piuttosto caldo per il periodo. Per un miglioramento più deciso bisognerà aspettare il prossimo weekend, quando arriverà l'alta pressione e aprirà una fase di stabilità su gran parte del paese. Novak Djokovic resta il numero uno del mondo, ma Roger Federer prova ad insidiare il suo trono nel finale di stagione. Il serbo guida il ranking ATP grazie alla vittoria al Masters 1000 di Shanghai. Tra gli italiani scende di due posizioni Fabio Fognini, ora 19esimo.